Il segno che cambia la Lombardia. Milano e la regione più importante d'Italia si avvicinano alle primarie per i parlamentari di sabato 29 dicembre, con la consapevolezza e l'entusiasmo di chi sa che la storia sta cambiando. La vittoria del centrosinistra al comune, il crollo della giunta Formigoni, gli scandali in regione. Mai come ora il Partito Democratico non vuole e non può perdere questa occasione per completare il percorso di rinnovamento istituzionale cominciato più di un anno fa. Abbiamo messo in moto davvero una, credo, iniziativa utile a dimostrare che è possibile anche nella regione fondamentale del paese come la Lombardia, in una regione che in passato ha dato tanto al centrodestra, è possibile il cambiamento, è possibile che il centrosinistra vinca i governi. Ancora primarie, quindi. È la quarta volta in poco più di un mese che il popolo lombardo viene chiamato a dare un grande segnale di partecipazione, dopo i due turni per la scelta del candidato premier e il voto che ha designato Umberto Ambrosoli come candidato alla presidenza della regione. Non c'è il 3 senza il 4, lo dicevamo per scherzo qualche settimana fa, e si è avverato, nel senso che in Lombardia è vero che siamo la quarta chiamata, dei nostri elettori. Più che a loro, io penso innanzitutto però allo sforzo dei nostri volontari che dovranno aprire i seggi in tutta la regione, quindi un ringraziamento di nuovo a loro per il grande lavoro che stanno facendo. Agli elettori chiediamo solo un quarto d'ora per poter votare. Noi stiamo mettendo in campo una macchina organizzativa e comunicativa per garantire la massima diffusione dell'informazione possibile. Previsioni non ne facciamo, soprattutto perché è un esperimento al limite dell'impossibile, come dice il segretario, e quindi ci atterremo a quello che succederà sabato. Si vota il 29 dicembre, nessuno nasconde le difficoltà organizzative. D'altronde, l'accelerazione della crisi di governo ha dettato questa condizione di urgenza. Elettori e, soprattutto, volontari sono chiamati ad un grande sforzo per dare un'ulteriore prova di legittimazione e partecipazione. Sicuramente c'è la fatica in un periodo così di gestire tutte queste operazioni. Dall'altra parte c'è la gioia, io credo, la convinzione di centrare un obiettivo che è quello appunto di far partecipare le persone anche a un'esperienza, a mio parere, rivoluzionaria come quella di decidere, di far decidere agli elettori i nostri candidati, che vuol dire proprio avere la piena responsabilità come elettori del Partito Democratico di chi va a rappresentarci in Parlamento. Credo che sia una cosa che faccia superare ogni fatica organizzativa perché auspichiamo che poi questo sforzo venga riconosciuto con la partecipazione alla fine di dicembre, ma soprattutto con la partecipazione a favore del Partito Democratico durante le elezioni nazionali. Ma io credo che sia una grande occasione. Comunque le primarie sono uno strumento di partecipazione, quindi comunque sono un'occasione soprattutto per il cittadino di esprimere la sua volontà. Questo è il motivo per il quale ci ha fatto star qui anche il giorno di Santo Stefano in federazione a organizzare appunto le primarie del Partito Democratico e questo è il motivo per il quale ne andiamo orgogliosi qualsiasi risultato uscirà E sabato. abbiamo fatto bene ad accettare ancora una volta la scommessa della massima partecipazione, per cui ci stiamo lavorando con il massimo dello sforzo possibile e credo che potremo ottenere anche qui ottimi risultati.